Io nel 2011 non ho votato la legge Fornero. Brava. Perché sono stata da subito convinta che non fosse la strada giusta. Non mi sono limitata a quello, ma come tutti gli altri colleghi, sotto i gazebo, per moltissime giornate, ho passato il tempo a raccogliere le firme ed ascoltare le storie delle persone che sottoscrivevano la nostra proposta. Ed erano storie di persone normalissime, che avevano fatto dei programmi di vita e che vedevano questi programmi di vita completamente distrutti. Quei programmi di vita molto spesso vedevano il cambio. Io mi ritiro, posso aiutare i miei figli, coi nipotini, coi grandi anziani da curare e posso permettere ai miei familiari di inserirsi nel mondo del lavoro, di continuare a lavorare, di rientrare dopo una maternità il prima possibile, insomma, di fare una vita normale. Questo è stato impedito, ma potrei raccontarvi tantissime altre cose. È stato impedito. Finalmente, quindi, noi da subito abbiamo detto che questa misura era sbagliata e abbiamo fatto di tutto per cancellarla. Con questo decreto noi cominciamo a cancellarne una grande parte e questo è un successo. Non solo, permettetemi, ma quando sento certe affermazioni al collega che diceva avete usato il decreto legge, ma ci ricordiamo cos'è successo nelle passate legislature dove si legiferava soltanto con la decretazione d'urgenza? Ovviamente destra e sinistra, ma questa era la modalità. Mi sembra che sia la prima legislatura durante la quale si usi molto meno la decretazione d'urgenza. Quindi questo penso sia un progresso e sia a favore della dignità di questo Parlamento, tanto per cominciare. Comunque, un'altra risposta al collega Manca, che lamentava moltissimi aspetti, io ricordo sommessamente che partiamo dai vostri risultati, che non sono stati così brillanti, magari pensavate far meglio, però i risultati sono questi. E allora, l'ho già detto un'altra volta in quest'aula, ad esempio, se uno fa un sondaggio tra gli insegnanti, più che parlare bene della buona scuola, chiedono quota 100. Tutti per questo anno hanno continuato a chiederci quando portate avanti quota 100. E allora, questa è una risposta che riteniamo giusta, perché se è vero, come è vero, che un'altra delle emergenze è permettere la creazione di nuove famiglie e finalmente un aumento della natalità, da questo ricambio dobbiamo passare. E mi fa sorridere sinceramente che molti colleghi parlino di una situazione dove o bianco e nero, cioè sono tutti dei geni quelli che vanno in pensione, sono tutti degli stupidini quelli che entrano. Noi abbiamo persone che escono, che hanno rubato il lavoro magari perché erano un po' dei lazzaroni, come diciamo noi in Lombardia, così come ci sono delle persone alla soglia della pensione che sono in gambissima super performanti. Ma abbiamo anche dei giovani motivatissimi che sono riusciti a fare dei corsi di studi in modo brillante o che semplicemente che siano lauree ma che siano anche professioni, che hanno fatto istituti tecnici e potranno essere degli ottimi operai e delle ottimi lavoratori. Questo ricambio è necessario perché altrimenti questo paese non va avanti, non va assolutamente avanti. Il decreto è stato migliorato tra le altre cose alla Camera, dove sono stati inseriti, non eravamo riusciti a farlo qui, l'hanno fatto i colleghi deputati, l'aspetto che riguarda i disabili. E ricordo che sono state emesse dei fondi che in passato erano stati azzerati, per esempio quelli del trasporto dei disabili, 100 milioni. Quindi qua stiamo parlando di numeri. Allora, noi ci prendiamo questa responsabilità di portare avanti questo provvedimento con reddito di cittadinanza
e quota 100. Riteniamo sia una proposta, certo, fatta con una dotazione importante di fondi, però, ripeto, le vostre politiche del passato non hanno funzionato. Una manovra espansiva, se necessaria, anche in deficit. L'importante è che si possa rimuovere quell'economia e, come abbiamo detto in mille altre occasioni, che il PIL possa alzarsi. Quindi noi ci crediamo, è una sfida che facciamo, ma siamo convinti, perché lo percepiamo tutti i giorni, non solo da coloro che lo percepiranno il reddito o che potranno avere la quota 100, ma anche dagli altri, dagli imprenditori, dagli artigiani, che qualcosa sta cambiando in meglio. Questo Paese deve e può ripartire. Grazie Presidente. Grazie, senatrice.